Massimiliano Scarabeo tuona contro il governatore Iorio. La città di Venafro è stata mortificata. Basta con le promesse per il nostro ospedale. Duro affondo del consigliere regionale Massimiliano Scarabeo sul tema del Santissimo Rosario di Venafro. L'esponente politico ha chiesto le dimissioni del sindaco Cotugno, puntando il dito anche contro il governatore Iorio dopo le ultime dichiarazioni rese sul futuro dell'ospedale venafrano. Il governatore della regione deve smetterla di mortificare questo territorio, a dirlo è Massimiliano Scarabeo, consigliere regionale, riferimento al tema del Santissimo Rosario di Venafro. Lei ha chiesto anche le dimissioni del primo cittadino Cotugno. Sì, effettivamente insomma è l'ennesima mortificazione per quanto riguarda questa città, sia da parte del presidente della regione, ma anche e soprattutto da parte del sindaco di Venafro Nicandro Cotugno. Vedere riportate su alcune testate giornalistiche delle dichiarazioni di un certo tipo e alcune dichiarazioni riportate dallo stesso sindaco nella conferenza stampa di fine anno, beh, è chiaro che una certa titubanza, una certa perplessità in merito a determinate esternazioni di pensiero ce l'ho. Continuare a parlare di ospedale, beh, ritengo questo termine utilizzato in maniera inopportuna, anche perché non si tratta più di nosocomio, ma bensì è un ex nosocomio che sarà relegato a residenza sanitaria assistita e a un centro di smistamento visite che è ancora tutto da capire. Lei infatti voleva sottolineare questo punto in riferimento alle dichiarazioni del Presidente Iorio sul futuro del Santissimo Rosario, un centro di smistamento visite, inizialmente però si era parlato di un polo d'eccellenza ortopedico. Ma guardi, io partirei anche un po' da qualche mese prima o anno prima e faccio riferimento all'ultima tornata elettorale delle comunali che ha visto protagonista Nicandro Cotugno eletto sindaco di questa città grazie all'apporto mio, del mio gruppo e dei miei amici. Noi avevamo sottoscritto un impegno insieme a un altro consigliere regionale, al sindaco Nicandro Cotugno e al presidente della regione, dove non avevamo parlato di salvaguardia del nosocomio cittadino, ma addirittura avevamo parlato di potenziamento. Tutto questo non è stato possibile perché non si è voluto agire in una determinata maniera, è stata fatta successivamente una delibera di consiglio comunale che individuava il nostro nosocomio come polo ortopedico e traumatologico, beh, ma io sfiderei chiunque a tirar su una struttura incentrata sul polo ortopedico e traumatologico senza rianimazione e senza pronto soccorso. Questo significa che i suoi esponenti in Consiglio Comunale potrebbero abbandonare la maggioranza di Cotugno? Ma i suoi esponenti, oggi sappiamo benissimo da chi è composta la maggioranza e i salti della quaglia che sono stati fatti, questo lo dico senza polemizzare, io sono uno che si è assunto sempre le sue responsabilità, è stato eletto con i voti dei cittadini, qualcun altro è stato eletto con i voti del mio gruppo e rappresenta solo ed esclusivamente se stesso. In politica quando fai così sicuramente di vita e di attività ne hai sempre meno. Io parlerei più dei problemi che riguardano la gente, parlerei più nel caso specifico di quella che è la problematica del Santissimo Rosario, che purtroppo nostro malgrado non è più un ospedale.